Tú lo sobras. Acordamos a Alessandro con la última vez. Alessandro, sí, vamos a ir. Ciao, padre mio. Ciao, carissimo. Buonasera, ci conosciamo da 20 anni in classi. Sì, ma ci vediamo a noi. Ma ci vediamo a noi. Mi sa che lo sai questa cosa di affare, Alessandro. Sì, volevo trattarti un invito, padre mio. Sì. Possiamo fare una festa con te e con alcuni collaboratori della radio, e vuoi non parlare di alcune scuole di Lecce, stavo invitando alcune scuole, se ti va, partecipare.
magari fare, magari puoi fare una breve catechesi e poi ci saranno alcuni spettacoli. Sì, interessante. Io ti ringrazio moltissimo perché ti dà l'occasione per dire a tutti quelli che mi invitano, no? Che io non vado mai via dalla luna. Quindi non vorrei da nessuna parte. Guardate, anche in televisione non vado mai, neanche guardare se non sono ancora aerei, per esempio. O la televisione del quarto, o non mi posto. E comunque farlo solo di un di giorni, no? Non mi sposto perché? Perché io lavoro in radio, e quindi io lavoro in radio, tutto il mio tempo di vivere di marino. Io altre cose non le faccio, perché ho la possibilità di fare mille, di sinistra, perché è ovvio, e se non ho conosciuto attraverso la radio, ti chiamo di qua, ti chiamo di là, ti chiamo di su, ti chiamo di giù, e fai qua, e fai là. Io cambio a testa al cuore e non muovo neanche notte. Forse da morto, ma se no, non si sa che tenga. Per cui nessuno si offenda. Io a tutti quelli che mi fanno delle domande, io dico, non mi muovo mai, eccetto che mi vogliono di voi. Basta. Io vado a fare le mie ferie di giornali, dopo di quello non mi muovo. Questa è una scelta di vita. Alessandro, dai, Alessandro, ciao, buonasera, ciao, Berice, qualche volta ti ha parlato, no? Sì, una volta. Ah, una volta, mi sembrava. Io potrei prendere il mio punto. Benissimo, anche io. Cos'è? Se senti che sono per la solità non c'è altra soluzione. È uno dei miei nuovi modelli, che prendo come modello. Ho capito. Ah, è giusto sempre, ascolto sempre. Allora, e poi te la faccio ascoltare anche da amici, posso registrare. Ma che fate? Una volta ho provato anche a portarmi la vittoria, ragazzi, però... Ma che cazzo è questo secondo me? Allora, sulla catechesi di oggi vorrei essere breve. Vorrei dire che il rapporto mio figli, da un mio uomo, è totalmente differente dal rapporto padre-figlio umano. Per esempio ci sono dei genitori che amano i figli giusto dal punto di vista giuridico, c'è giusto il sostentamento e poi basta, via. Non prendono cura neanche di loro stessi perché dopo cominciano male. Ecco. E invece il rapporto uomini di Dio è totalmente differente. Vuol dire anche gli uomini politici, quelli posti, tra virgolette, e devono sempre rendersi conto che sono bene gli altri. Anzi, sono peggio degli altri perché sono pensatori politici. Ora non vorrei fare di nome di certi politici o personalità così, però vuol dire, sono anche un po' ridicoli, diciamo, perché fanno anche piena. Ma guarda, l'uomo quando vuole lui è sempre ridicolo, questa è la verità. Poi vorrei concludere dicendo che per quanto riguarda il marino, queste cose qui, io non ho mai avuto paura, neanche di individuare così, niente fa male. Comunque io solitamente non parlo di fatti molto in pubblico, però vorrei dire una cosa, io le piccolo, l'intimo, l'esorcista, che mi spaventa un pochettino. Poi quando ho capito che è una creatura di Dio, è inferiore a Dio, è l'uomo insieme a Dio, più superiore di lui. E allora ho capito che non c'è assolutamente spaventato, cioè non mi preoccupo assolutamente, so che esiste, però non ho visto proprio, non mi pongo questi problemi di avere paura o... Cioè, ma c'è l'accoglimento secondo lei, Gesù? Sì, infatti, sono forse più piccolo di Satana di noi alla primavera. Perché se noi siamo in grazia di Dio, che la cena, Satana ha terrore di là in grazia di Dio. Sì, è vero. Sì. Quindi, non è che voglio fare le due psicologiche, comunque un po' fanno. Il gruppo di psicologi mi dice, ma me lei padre, è un prete. Dice un grande centro di psicologia. Guardi, tra me e lei, possiamo fare qualche video di lui. Quindi con la videocamera e via la catechesi. Alla catechesi? Cosa ne pensa della psicoanalisi, psicologia, pure così nell'anno, diciamo, tra virgolette, a prescindere dai fondatori, del loro carattere, così, ecco. Ma guarda, noi non sollecitiamo le fotografie, poi sono due, con la videocamera fate pure. A me personalmente non dare più fastidio. Se tu vieni, Alessandro, facciamo
facciamo, viviamo anche te, cioè ti facciamo sentire e poi viviamo anche te. Sei molto italiano, stai tranquillo, noi non ci facciamo caso a queste cose. Va bene, va bene. Poi vorrei chiederti un po' sulla psichiatria, che cosa ne pensa lei? Magari ascolto per radio. Va bene, ma però certamente non si può rispettare anche la scienza umana, può avere alcuni risultati, cioè qualche sollievo, qualche buon consiglio, qualche buon risultato la può anche dare. Bisogna anche registrare i fallimenti immensi in questo caso. And